in crescita gli abbonati, in crescita le visite guidate, ma soprattutto stiamo cercando di ritrovare i livelli di produzione del periodo prima dell'epidemia. Anche perché in questi anni per tutte le istituzioni culturali e artistiche è stato difficile ritrovare il ritmo, il battito cardiaco che in qualche modo si era perduto e si è frastagliato a causa della crisi. È una stagione per noi fondamentale di svolta. Non solo per i titoli, una stagione è sempre un resoconto parziale all'interno dei percorsi della storia della musica e quindi alterniamo l'opera nuova di inaugurazione anche con i grandi capolavori, col Barbiere di Siviglia, l'Isir d'Amore, Sonnambula che chiuderà la stagione, perché questa stagione si chiuderà con la Sonnambula di Vincenzo Bellini, quattro balletti, il nostro corpo di ballo in prima linea con tutti i complessi artistici del teatro, ma anche grande spazio per i complessi giovanili che oramai sono entrati a fare parte strutturalmente del Teatro Massimo, perché pensiamo che la frase iscritta nel frontone del Teatro Massimo punti proprio all'avvenire, e nell'avvenire per noi ci sono i giovani. Teatro Massimo, diciamo, possa essere considerato un interprete certamente tra quelli più importanti di un cambiamento che vogliamo complessivamente conferire a questa città. Abbiamo iniziato i lavori pubblici, abbiamo iniziato, come dire, a riprendere una serie di attività che le note vicende del bilancio e gli arretrati che abbiamo ereditato ci hanno costretto ad inseguire e a risolvere nell'arco di un anno e mezzo.